Beh, abbiamo fatto con il Presidente e con gli uffici della Regione il punto dell'attuazione del patto per la Regione Calabria. Abbiamo verificato che alcune cose sono già partite, in particolare i lavori su alcune strutture idriche importanti, ne valga una come esempio la diga del Menta. Sono partiti i lavori in alcune scuole per la messa in sicurezza a rischio sismico. Sono in fase di avvio dei bandi di gara una serie di opere sia sulle bonifiche sia sulla riqualificazione degli edifici scolastici, sia su rischio idrogeologico. E poi abbiamo verificato quali sono i passaggi che dobbiamo fare per accelerare ulteriormente e per avere pienamente a disposizione le risorse, in particolare sul rischio idrogeologico. Abbiamo concordato col Presidente una procedura che consente di mettere in capo al Presidente come commissario per il rischio idrogeologico tutte le risorse relative a questo settore, e credo che questo sia anche un passaggio importante. Poi quindi abbiamo fatto il punto sulle difficoltà, ma anche sulle cose che si fanno per superarle, e poi infine abbiamo ragionato su alcune questioni molto di fondo, importantissime, su cui siamo impegnati, come per esempio la zona economica speciale di Gioia Tauro e poi le politiche industriali per i settori dell'agroalimentare e del turismo. Ci siamo dati di nuovo appuntamento da qui al mese di maggio per fare un'ulteriore verifica dei passaggi a cui siamo.